Una legislatura fallimentare e senza appello il giudizio di Forza Italia sull'operato della giunta regionale di Luciano D'Alfonso. Per tracciare un bilancio su quanto fatto dalla maggioranza e sulle battaglie del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale, si è tenuta una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i consiglieri Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo. Abbiamo assistito ad un governo senza anima, senza progettualità, senza obiettivi, un governo che ha pensato solamente alla schizofrenia e soprattutto al contenere un presidente che aveva obiettivi, sue ambizioni personali da portare a politiche, da portare avanti e non ha pensato ai veri problemi, a risolvere i veri problemi che ha l'Abruzzo. È rimasto tutto così, tutto com'era, anzi siamo tornati indietro, abbiamo perso 4 anni di tempo, l'ospedale di Chieti è ancora lì così, è rimasto così e intanto gli altri ospedali, quello di Penne, quello di Avezzano, quello di Giulianova, quello di Lanciano, quello di Vasto, non sono partiti nella realizzazione di nuovi ospedali. Non abbiamo avuto per 4 anni alcun intervento sulle infrastrutture, quelle importanti, quelle serie. Non è stato fatto alcun intervento sul turismo. Per 4 anni non abbiamo avuto un assessore. Siamo l'unica regione in Italia dove è mancata una programmazione, scelte ed indirizzo. Non è stato fatto una politica di sostegno alle piccole e medie aziende industriali, commerciali, artigiane, agricole, dei servizi. L'Abruzzo raggiunge cifre astronomiche di persone che sono sulla soglia della povertà. Ci auguriamo che non si porti alle lunghe anche le elezioni, che si voti entro il 2018. Andare oltre significherebbe tenere ingessata e bloccata una regione per oltre un anno, significa veramente una iattura per gli abruzzesi e per quelle persone che in effetti chiedono e hanno bisogno di risposte.